Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi video acquisti Tiger, ancora qualcosa tema San Valentino. Allora, sono tornata perché io volevo prendere gli washi quelli coi cuori che stiamo un po' tutte cercando. Infatti mi sono sentita anche con Nick in questi giorni e ci eravamo ripromesse che se non li trovavamo ci saremmo incatenate finché non li avessero tirati fuori. Vabbè, a parte gli scherzi, ho fatto ancora un salto oggi e non ci sono. Allora, ho chiesto una commessa che mi ha detto che non sono ancora usciti, il che mi sembra strano perché San Valentino è alle porte, ho detto come mai non li hanno ancora messi fuori. Poi invece ho chiesto la cassa all'altro commesso e mi ha detto che probabilmente sono già finiti se non li ho trovati, quindi boh, non so a chi credere. Presumo siano davvero finiti perché non è possibile che ad oggi non sono ancora fuori, visto che San Valentino è vicino. E niente, intanto vi faccio vedere quello che ho ricomprato. Allora, ho ricomprato lo zucchero filato alla fragola perché è buonissimo e quello che avevo preso l'altra volta ovviamente l'ho divorato. Quindi ho voluto riprenderlo, quindi di mangereccio ho preso solo questo perché di caramelle ne ho a casa parecchie. Poi ho preso e li ho trovati questi paper tape, che sono quelli per il compleanno, per le feste di compleanno. Io pensavo che questi uscissero dopo San Valentino, per cui presumo a questo punto che veramente quelli a tema San Valentino con i cuoricini siano già esauriti, come mi ha detto il ragazzo. Comunque questi li ho pagati 3 euro e niente, sono carini. C'ho questo col banner con le bandierine, questo con scritto Happy Birthday e questo con i palloncini. Sono di carta e quindi sono bellissimi. Sono da 5 metri ciascuno e sono 3. Poi vediamo se ho lo scontrino, che così vi dico. Allora, quindi zucchero filato 1 euro, 3 euro gli washi. Poi vediamo di andare in ordine. Allora, a 1 euro ho preso questo elastico da 1 millimetro, sono 6 metri, è un viola metallizzato per fare le midori o per fare qualsiasi altra creazione. Questo ho pagato 1 euro. Poi ho preso sempre a 1 euro il nastro di raso e ho preso questo viola, alto 2 cm e lungo 15 metri. Anche questo per fare le agende o o varie cose di scrapbooking viene molto utile. Poi ho preso questa penna a 1 euro. Questa appunto era della collezione San Valentino. Ripeto, essendoci già queste cose, a questo punto presumo che veramente gli wash a cuore erano finiti. Vabbè, dopo la tolgo meglio la carta, vediamo che colore scrive. Questa scrive blu, è un blu scuro, molto carina, fatta lecca lecca. Pagato 1 euro, dicevo. Poi ho preso questi fogli di carta con il foil argento e ci sono queste fantasie. Sono 5 fogli e l'ho pagato 1 euro, sono formato a 4 e questo vengono molto utili per i lavori di scrapbooking. Poi ho preso sempre a 1 euro questi cartoncini glitterati, anche qui sono 5 fogli in queste colorazioni e sono in formato A4, anche questi utili per fare card o comunque lavori scrapbooking. Poi a 1 euro ho preso la penna con questa Kokeshi. Io già ce l'avevo sui toni dell'azzurro, però l'ho vista e l'ho presa. L'ho presa questa qui gialla, anche perché a breve devo fare un'agenda a tema Giappone e quindi pensavo a questo punto di inserire una penna con le Kokeshi. Quindi l'ho presa. È 1 euro, dicevo. Poi ho preso ancora la penna a 1 euro, quella con il fiocco, però stavolta l'ho presa rosa. L'altra volta l'avevo presa nera, rossa,
e oggi invece ho deciso di prenderla rosa. Allora, si dice sul gommino, questa scrive blu, un bel blu, e la penna della Kokeshi anche lei scrive blu. Poi ho preso allora gli stickers e li ho trovati, per fortuna, questi, almeno questi. Allora, ho preso questi, costano un euro e sono questi con i cuori e hanno dentro delle parti in oro, quindi in foil oro. Poi sempre un euro questi, anche qui ci sono alcuni inserti in oro. Qui qua per esempio la piuma, questi sono carini, fatti a bandierina, molto carini. Poi sempre un euro questi in bianco e nero con degli inserti in rose gold. Questi sicuramente li utilizzerò per la decorazione della settimana di San Valentino. E poi questo è sempre in bianco e nero ma con il foil oro. Poi sempre a un euro ho preso questi, che sinceramente non li avevo ancora visti a nessuno, e sono adesivi anche questi, sempre a tema amore, quindi ci sono i cuori, I love you, la bocca. Non li avevo ancora visti a nessuno e quindi ho deciso di prenderli. Mi sa che ce ne sono dentro due fogli. Ah, sono diversi! Aspettate che li tiro fuori allora. Quindi questi sono così, mentre questi così. Dai, carini, belli! Belli, belli, anzi non li rimetto neanche via. Poi ho ripreso a 2 euro questa cartellina viola, che è quella che mi avete visto inserire in agenda. L'ho voluta riprendere visto che avevo fatto i buchi sbagliati, così l'ho presa per scorta, o comunque se faccio un'agenda in formato A5 posso andare ad inserirla, o nel caso la mia sostituisco. E poi a 1 euro ciascuna queste due cartelline, che sono più piccole, quindi se faccio delle agendine un po' più piccoline queste qua vanno benissimo, quindi per chi creerò la prossima agenda potrei andargli a inserire queste. Ultime due cose, ho preso a 1 euro le graffettone, che io già avevo preso nella colorazione rosa e azzurra, e queste le ho viste da Mauri e Moni, che saluto, ciao carissimi. E mi piacevano anche queste colorazioni, oggi le ho ritrovate quindi le ho riprese. E l'ultima cosa che ho preso a 3 euro è questo set di timbri in legno, sono quindi a tema San Valentino. Allora, li ho presi anche perché hanno dentro il tamponcino come quelli che ha preso Vicky Milena di Vicky Vicky Channel su AliExpress, quindi sono fatti così. Mi ispirava questo tipo di timbrino, di tamponcino, così almeno lo provo, fatto così a stick. E poi vabbè, questi erano carini anche qui per fare le decorazioni di San Valentino, sono molto carini, I love you, e quindi li ho presi. Niente, quindi questi sono i miei acquisti di Tiger. Sono molto delusa per gli washi a cuoricini. Faccio un appello, se qualcuno li trova e vuole spedirmeli, no vabbè, scherzo, chi li trova li prenda, perché erano veramente, almeno sul catalogo, erano veramente belli, belli, belli. Peccato non averli trovati, me ne farò una ragione. Vi ringrazio per avermi seguito, mi raccomando mettete un bel pollice in su, lasciatemi un commento e ci vediamo al prossimo video. Ciao!